era stato il migliore della scuola. E poi che è successo? Che è successo? E poi hanno governato. La prova del governo, no, voi ridete, ma vale anche per molti predecessori, tra cui il più autorevole, quello che vinse le elezioni col 41% e l'anno dopo cominciò a perdere, fino, sappiamo, a quello che è successo col referendum e poi col voto dell'anno scorso. Ricordiamo che anche Salvini ha governato nel frattempo. Sì. Sì, no, era solo per dire sì, che... Sì, ha governato. Non è automatico. Da 17, ha raddoppiato i voti. No, voglio dire che non è automatico governare. No, non è automatico, ma Salvini governa su una promessa d'ordine, di leadership, di sicurezza. Cioè, è questa la cosa completamente diversa. Non ha un partito che discute con lui, ma un partito che lo vede come quello che guida, il capitano. È una cosa, ripeto, che ha rari precedenti. Se volete, Forza Italia, all'inizio c'era uno la cui parola non si discuteva per definizione. No? Il Movimento 5 Stelle fino a questi giorni non diciamo,